Benvenuti da Marco Galeone alla partita che vedrà qui al Dynamite Stadium Dynamite di Kurt Hegler contro il Great Kingdom di Terry Stewart. Un Great Kingdom che ha bisogno di vittorie, così come il Dynamite che ha vinto una partita dopo tre giornate, perse tutte e due le altre. Però il Kurt Hegler che ha salvato il posto battendo un Wolf Team clamorosamente. Importantissima per entrambe le squadre, non giocherà, ci sarà Tamagotchi e Torema nel Great Kingdom, quindi non giocherà Genio probabilmente. Scusate, ho sbagliato, non era Genio che gioca con Dragon Stars, ma bensì Scemo, mentre l'attacco del Dynamite di Kurt Hegler è sempre lo stesso, Pesce e Vaso, non giocherà quindi Lufresca, sì, insomma ha dato una buona dimostrazione nella partita contro Wolf Team, però insomma preferisce ancora questi due ragazzi. È un attacco abbastanza colmo di giocatori che sta a segnare, che stanno a segnare, quindi Pesce di Secross, Fumatrucci, giocatore di grande talento, certamente l'attacco a tre della Great Kingdom può far male, l'Olimpia, Fumatrucci è scemo, e scusate, e Tamagotchi, Torema, scusate, eccolo Torema, Tamagotchi posto di non detto, ne stavo messo, mentre il Grano ancora gioca, non si stanca mai, pensavo non fosse al meglio, invece ha voluto giocarla questa partita. Faxten, Torema, Tamagotchi gira per l'Olimpio, sempre molto buona la circolazione di palla del Great Kingdom, in quanto a possesso di palla è una delle squadre migliori, però diciamo che in classifica non hanno tutti questi risultati, il Dynamite ha 3 punti e il Great Kingdom 4 punti, perciò una partita importante per il Dynamite, non soltanto per arrivare a 6 punti, ma anche per battere delle squadre che insomma sono al loro livello, come il Great Kingdom. Torema, Tamagotchi, Adrenaskan, Torema, grande palla per Fumatrucci, attenzione, Fumatrucci! Qui forse voleva andare avanti e provare addirittura il tiro, a crossarla di prima, Stallona, imbuto, Strunz. Il Great Kingdom che ha sconfitto, se non erro, 3-0 il Lake City, scusate, non era il Wet Angels, il Great Kingdom che la scorsa giornata è sempre qui di Lumpio, prova ad avanzare, di Lumpio ed il cross, e battuto poi, ecco una lontana. Sta dicendo il Great Kingdom ha 2-0 i Monsters, che sono ultimi a un punto in attesa dello scontro di questa sera del posticipo Eagles contro Monsters. Lucius malformato, Animando Santos, il tiro addirittura alla distanza, grandissimo destro e sinistro, quello uguale, cross dall'altra parte, pallone troppo lungo per Steven Casacco. Comunque Kurt Hegler mi sembra abbastanza soddisfatto di questo inizio, certo non un inizio brillante ma neanche da buttare via. Oggi si gioca per lo più a centrocampo, qui sbaglia il Ludo, la regala Animando Santos, Pesce, attenzione, Pesce, il destro, calcio d'angolo, anche se sembrava armato sulla traiettoria, però questo Dynamite con Siringa Sack, con Pesce, con Basso, sono molto bravi. Il Pesce è molto bravo perché è molto sguizzante, no? Quindi un giocatore fondamentale. Però se è in mezzo, armadio allontana con un pugno, forse va ad entrare addirittura al tiro, in un più qua, rischia molto, infatti la deve mettere fallo laterale, che aggressività per i giocatori del Dynamite che oggi sono venuti qua per vincere il match. C'è poco da fare, guardate il buco, il Great Kingdom non ho mai visto così in difficoltà in quanto a possesso di palla. Si mette a carezzo di Yoko, come Yoko non ci arriva, Strunza lontano, Torema, Matronaskan, Faxten, Torema, gira bene, adesso è Torema, grande pallone qui per Fumatrucci, che ha sempre molto spazio perché lui fa schifo e si accentra, tanti giochi però lui fa schifo. E qui è molto bravo il coreano, Faxten, Matronaskan, però adesso il Great Kingdom a prendere spazio, Faxten, il pallone qui, niente a fare, Matrasca lontano, fa il tiro qui, un po' velletario da parte del centrocampista del Great Kingdom, con lì un tiro, palla nettamente sul fondo, un tiro scivolato, un po' velletario. Fanculo rinvio, portiere 16enne, giovanissimo, il più giovane portiere della Corea del Sud, Singasaka,
pesce e capone. Allora qua ci arriva Tamagotchi, grande copertura la sua. Insomma, Terry Stewart si fida molto di questo Tamagotchi e di Torema in attacco. Ecco perché non ha messo lo scemo, che di solito è un bomber di questa squadra. Però insomma, in questo campionato sta facendo bel po'. Non più qua, non passa, fermando a El Capone. Farsen, imbuto, passa dall'altra parte per Fumatovic, non riesce niente, Tamagotchi. Partita forse destinata allo 0-0, perché insomma sono due squadre abbastanza simili. Se non sbaglio si sono già affrontati nella amichevole, in quel caso ha vinto il Dynamite con un grandissimo gol dalla distanza di Animato Santos. Attenzione qui! Sta dicendo un grandissimo gol dalla distanza di Animato Santos. Animato Santos che forse dovrebbe provare più volte il tiro. Qui Vaso si porta a spasso Paxten, quando gira benissimo per le fare schifo. Grande cambio di gioco, gioca poco meglio. Rischia qua, fa recupera, pesce, gli faccio schifo, palla per Iago, palla per Iago, attenzione qui, non passa, aiutato un pulito, grande difesa, fumato, attenzione qui, Torema, attenzione, Torema, attenzione qui, Torema, non passa, grande difesa da parte di Matrasca, Sengasak, spalla tutto, recupera Malformato, Animando Santos, Sengasak, se ne va. E qui fallo di Imbuto, lo è molto in difficoltà il terzino destro Ganese, 31 anni, qui però bel gesto sportivo da parte di Imbuto. Pallone qui in mezzo, insieme a Santos, passo qui, non ci arriva bene, cioè l'ha presa in testa però si è ritrovata sul corpo, poi l'ha allontanata. Qui rilancio, duplice fischio dell'arbitro Kalomski. E fine del primo tempo, le squadre vanno nelle squadre, ci risultò di 0-0.